Assassin's Creed Unity è un capitolo importante per la saga firmata Ubisoft, non solo perché si stacca definitivamente dagli hardware old gen per arrivare solo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma anche perché con questo nuovo episodio si torna finalmente nella cara vecchia Europa, meravigliati dalle splendide architetture risorgimentali così distanti da quelle di Boston e Nassau. Per darci un'idea della qualità del titolo, che dà l'avvio ad un nuovo ciclo narrativo, Ubisoft ci ha invitati a Parigi, lasciandoci liberi di testare il multiplayer cooperativo e la componente free roaming. Nel corso delle 3 ore di giocato, uno degli elementi che più ci ha colpito è stato il substrato narrativo legato alle attività secondarie, molto intrigante e sicuramente potenziato rispetto al passato, finalmente utile a caratterizzare al meglio l'ambientazione. Sebbene la struttura generale della progressione non cambi molto, tra le side quest si scopre qualche gradita novità. Ci sono ad esempio dei misteri da risolvere soltanto con acume deduttivo, come se ci trovassimo in una sorta di avventura investigativa, e degli incarichi molto ben costruiti definiti Paris Stories. La cosa più affascinante è che il giocatore è in qualche modo costretto a misurarsi con tutti i documenti e le storie scritte dal team, così che anche le side quest comincino a caratterizzare la Parigi virtuale di Unity. La città, insomma, è ricca di contenuti, soprattutto se si considera che la rete fognaria è interamente esplorabile e se si dà un'occhiata poi alla meticolosità con cui sono stati ricostruiti moltissimi interni, si capisce che il titolo Ubisoft è davvero traboccante di cose da fare. Unity opera alcune revisioni importanti anche dal punto di vista del gameplay. Ad oggi, tuttavia, non si può dire che tutte quante siano perfettamente riuscite ed integrate con il contesto di gioco. Ad esempio, il nuovo sistema di mobilità, che prevede un tasto per le scalate ed uno invece per le discese controllate, rende i movimenti di Arno un po' impacciati. Mentre il protagonista tende ad incastrarsi negli angoli, insomma, non tutto va per il verso giusto, soprattutto in quelle missioni che chiedono di adottare un approccio stealth. Assassin's Creed Unity spinge il giocatore a restare sotto traccia, anche grazie ad un ottimo design delle missioni principali. C'è sempre il modo di restare nascosti, prevedere i percorsi delle guardie di pattuglia, esibirsi in qualche uccisione spettacolare. Eppure basta una disattenzione non sempre imputabile al giocatore per rovinare tutto. Nei casi in cui il sistema di controllo a creare problemi, magari facendo spiccare ad Arno un salto indesiderato che lo porta proprio al centro del cono visivo di un nemico, è difficile restare tranquilli. Anche perché adesso è molto più facile venire sopraffatti dalle guardie. Non che il sistema di combattimento sia cambiato. Nella sostanza rimane l'alternanza di contrattacchi e fendenti martellanti, con avversari parecchio prevedibili. Eppure, Unity sembra avere una sorta di sistema di livelli, per cui è possibile trovare guardie tremendamente potenti, che possono farci fuori con un singolo fendente. È ancora presto dunque per tirare conclusioni. Da una parte Unity sfoggia un mission design eccezionale, incarichi più aperti e dinamiche stealth potenziate. Dall'altra mostra i limiti di un sistema di controllo non troppo preciso, di un'interfaccia ancora una volta appesantita, di un bilanciamento della difficoltà non onestissimo. Dal punto di vista tecnico, Unity ha dei momenti veramente incredibili. La folla adesso è più densa e viva che mai, ed il ritorno delle architetture di stampo europeo è senza dubbio gradito. In termini quantitativi, non c'è nessun altro free roaming che possa eguagliare il lavoro svolto dal team di Montreal. Tuttavia, almeno su Xbox One, il colpo d'occhio è funestato in maniera abbastanza evidente da un aliasing massiccio e da un pop-up spesso soverchiante. C'è anche da mettere in conto la presenza di alcuni elementi più vicini ai risultati dei titoli cross-gen, volti dei comprimari non sempre espressivi, effetti particellari poco efficaci. Il tutto si mescola invece con alcuni shader magnifici, che risollevano le sorti tecniche del prodotto quando l'occhio si posa sugli edifici principali o sui modelli dei protagonisti di spicco. I punti di forza di questo nuovo episodio Next Gen, insomma, sono la mole di contenuti e la qualità delle missioni, ben costruite e varie, anche andando a spulciare tra gli incarichi secondari. Al netto di un sistema di controllo che non ci ha dato la sensazione di padroneggiare come si vorrebbe il nostro assassino, e di fronte alla persistenza di alcuni problemi storici, bisogna sottolineare l'attenzione più rimarcata per lo stealth, la presenza di missioni più libere da interpretare, la meraviglia architettonica. Tuttavia, onde evitare delusioni cocenti all'arrivo del titolo, bisogna anche ammettere che Unity non è un capitolo di rottura. Il sapore dell'esperienza di gioco è sempre lo stesso, e anche tecnicamente ci sono elementi al passo coi tempi mescolati con alcuni dettagli non proprio esaltanti. Di sicuro, per chi ancora ricorda con nostalgia l'epopea di Ezio Auditore, Unity sarà un bel modo per tornare alle origini del brand.